Angelo Tabaro, consigliere comunale del PDL a Porto Cuaro, è qui con noi. Di certo lui della politica non ne ha fatta una professione. Prego. Sì, vi abbiamo presentato Angelo Tabaro come consigliere comunale eletto, perché comunque lei ha concorso per la poltrona di sindaco, ha perduto il confronto con Bertoncello, però risulta eletto in consiglio comunale. Però Angelo Tabaro, questa sera parliamo delle sue dimissioni, perché è una notizia insomma che circola a Porto Cuaro da diverso tempo. Volevo da lei un suo parere in merito. Allora, io la professione non la faccio per, cioè la politica non la faccio per professione, la faccio per passione, continuerò anche a farla per passione. In campagna elettorale avevo detto che qualora io diventassi sindaco avrei fatto il sindaco a tempo pieno, quindi mi sarei dovuto dimettere dal mio incarico di segretario regionale. Ora, da consigliere comunale l'impegno che posso dare lo posso dare anche da fuori, e quindi siccome anche l'incarico di consigliere comunale è incompatibile con il mio incarico di segretario regionale, io rassegnerò le dimissioni da consigliere comunale. Ecco, in questo caso, in base ai calcoli col metodo D'Hondt, subentrerebbe un consigliere, verrebbe ripescato un consigliere della lista civica Angelo Tabaro? Sì, dei conti che hanno fatto mi hanno detto che sarà il consigliere Mazzon, una persona seria, Ma sentendo il telefono, tra l'altro è stato anche candidato sindaco prima di me, quindi sarebbe un po' un merito per lui. Però io, sentendo Renzo Mazzon questa mattina, perché l'ho invitato in trasmissione, lui preferisce ancora in qualche modo aspettare. Renzo Mazzon, che è arrivato a pari voti con Francesco Olivo, è un po' restio a entrare in consiglio comunale. Adesso è una questione tra Mazzon e Olivo da galantuomini. Sì, beh, credo che adesso tratteranno, cioè vedranno loro. Io personalmente ho detto che farò la riunione anche dei consiglieri, che diciamo li aiuterò nel lavoro dalla mia posizione, come aiuterò il mio paese dalla mia posizione a livello regionale o anche oltre. Anche oltre lei intende a Roma, sì, con Galan? Ma no, non è detto. Al Ministero dell'Agricoltura? No, dell'Agricoltura no, ma se arrivasse al Ministero dell'Agricoltura... Perché cioè Berlusconi non ha accettato le dimissioni di Fitto dai rapporti con gli affari regionali. È ancora aperto il discorso, vediamo come va a finire a Roma e poi vediamo. Cioè lei ci sta dicendo che Galan potrebbe fare il ministro al posto di Fitto? No. No? No. Non è un no molto convinto, padre. Secondo me non vorrei mettere le mani avanti su certo, che non ci sono. Allora, il Galan probabilmente avrà un ministero, stanno ancora discutendo, stanno ancora affrontando quelle che sono le possibilità. Potrebbe anche non essere un ministero, essere un altro incarico, quindi le cose sono ancora in evoluzione. Parlare adesso mi pare sia un po' prematuro certo. Quindi aspettiamo, vediamo. Io comunque il mio incarico principale ce l'ho a livello regionale, certo. Ci tengo anche a conservarlo, a continuare la mia collaborazione a livello regionale, se ci saranno le condizioni, certo. Se non ci saranno, ci sarà qualcos'altro, non c'è nessun problema. Ringraziamo dunque Angelo Tabaro per questa sua piacevole chiacchierata, speriamo di averla ancora come ospite naturalmente. Linea alla redazione centrale, grazie.